Questi sono i miei capelli dopo le trecce tutta notte, mi sono fatta due codini alti. Ho deciso di abbinare questa camicetta azzurra corta crop con il pantalone marrone e poi che riprendesse i colori chiari della camicetta invece le scarpe. E oggi mi sono vestita un po' street style elegante, mi piace un botto. Allora, ho deciso di portarvi con me oggi perché è una giornata sempre universitaria, proprio tranquilla, perché le lezioni del mattino ce l'hanno cancellate perché nella nostra sede ci saranno le lauree oggi, quindi non possono fare lezioni proprio. Mentre il pomeriggio ci sarà lezione, ma la faccio a distanza, quindi posso restare benissimo a casa sul mio computerino in pigiama e guardarmi la lezione. Però comunque mi sono preparata, perché ne ho approfittato che stamattina non avessi lezione per andare a far colazione con la mia amica. Alle 11 invece ho una chiamata di gruppo, per cui io non ho preparato assolutamente nulla di cui parlare. Spero parlino gli altri e dirò: ah, bella idea, scegliamo questo, bellissimo. Un progetto che non mi prende granché come... non lo so, non mi piace, quindi non ho voglia di applicarmici, sbagliando. Quindi assolutamente giornata molto più tranquilla rispetto all'ultimo vlog universitario. In realtà ora sono le 8:30, anche se ritrovo con la mia amica alle 8:45, perché sono a secco, penso che potrei rimanere a piedi già da subito. Vediamo se riesco a arrivare al distributore. Alla! Che bella che sei! Venuta, oddio, al mercatino dell'usato per vedere se riesco a vendere dei vestiti che non uso più. E sono alle 10:40, io alle 11 ho una chiamata con l'università. Se la farà? Non lo so, questo è il sacco pieno di roba che devo portare. Vediamo cosa mi prendono. Tutti questi sono gli articoli che mi hanno preso e quindi sono già tantissimi. E questo è il totale che dovrebbero ricavare, poi a me darebbero il 50%. Ho preso quasi tutto, metà roba di quella che avevo portato, perché ho fatto un po' la furbetta che ho messo dentro anche roba estiva, anche se prendevano solo roba tunnel, lo butto dentro sperando che magari potessero prendere qualcosa, ma no, non ci sono cascati. Ecco, voi lo vedete quel tizio lì che cammina con sguardo convinto? Mi sa che è lui. Sì, te! Sì! Ush, piadine! Lol! Ecco qua, questa è la sua, questa è la mia. Buonino. Guarda! Cosa abbiamo di ruolo? Fai tu lezione? Dai, trattorino! E vabbè, niente, finge di essere un opossum per non venire a fare lezione al posto mio. Ah, che bello, non vedevo l'ora. Schematizziamo. Un pattern in genere lo schematizziamo in questo modo. Sotto abbiamo il terreno, il piano che utilizziamo per un pattern. Cosa può fare questa... un'altra strada settimana prossima. Sono messa in tenuta completamente casalinga, sto cercando di lavare i capelli il meno possibile e non so perché mi ci sia la voce così, e noi lavo da domenica, e quindi oggi è mercoledì. Non pensate che sono una bonciona, cioè io le avrei lavate anche prima, però ora che si rovinino troppo i miei capelli. Solitamente mi lavo i capelli 3 volte a settimana e quando ho tempo mi faccio la maschera, quando non ho tempo faccio shampoo e shampoo. Oggi ho tempo ma non ho voglia, quindi devo decidere cosa fare. Questo è un massaggio a mento e poi in posa per 2-3 minuti. Probabilmente se ce ne volevano 5 non l'avrei mai fatto perché non ho sbatti. Ho preso questo come, diciamo, maschera e lo faccio una volta a settimana solitamente. Cosa devo dire? Ah, e lascio i capelli un sacco morbidi e questa è la differenza che ho notato da quando lo uso. Solitamente dopo cena c'è il mio momento chill completo,
o mi metto a guardare Netflix o YouTube, ma molto più spesso YouTube perché mi intrattiene molto di più, perché piace prendere spunto dalla vita degli altri, raccogliere piccoli pezzi, quello che mi ispira di più e provare a migliorare la mia guardando la vita degli altri, diciamo, quindi è una cosa che mi intrattiene parecchio e dico, ah, che figata, vorrei aggiungerlo tanto alla mia to-do list giornaliera della serie. Quindi niente, quindi finisco sempre per guardare YouTube. Sono qua, poverino, aspetta che cambio faccia. Vale. Ok, infatti sto guardando il room tour di Federica Gibellini e ha scritto Aesthetic, quindi questo video per me. Grazie Fede, I love you. Invece il mio room tour per adesso, quindi prendete esempio da lei, mi raccomando. Allora, penso sia arrivato il momento per me di levare le tende e andarmene a dormire, perché domani ho università dalle 10 alle 19 e devo andarla in presenza. Comunque penso che ogni settimana farò uscire un video vlog, quindi giornate così a caso, tranne settimana prossima che ci sarà il vlog della Fashion Week, perché ho intenzione di andarci e vi farò vedere a quante sfilate parteciperò, ovviamente come modella, cosa pensavate? Un giorno vlog e l'altro giorno in cui pubblico i video, un video strutturato, che sia io che faccio qualcosa di particolare o vi parlo qualcosa di in particolare, così. Ora che ho detto questa cosa che non gliene frega assolutamente a nessuno, bacioni.